No. Ehi, c'è un bambino? Micchia, guarda, da come lo sto inquadrando sembra un teschio che urla. Che botta! Oh! C'è nessuno? Ci stiamo innervosendo! Abbiamo sentito. Jack, non c'è nessuno. Puttana, che botta! Vedi che c'è qualcuno? Jack, guarda, è dall'altra parte dell'edificio. Jack era dall'altra parte. Ehi! Ma da sopra là. Per forza, Lorenz, là è arrivato da sinistra. O meno che è rimbombato, qua ci siamo sopra la tettoia. Minchia, che legnata! C'è qualcuno? Ragazzi! No, Jack. Era un momento. Ragazzi! 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 Andiamo a vedere se riusciamo ad andare dall'altra parte dell'edificio. Che magari li becchiamo se stiamo in silenzio. E proviamo a passare. Magari riusciamo a cogliere noi di sorpresa, non ti fanno di rumore. Proviamo. Provo a spegnere questa camera, usare quella a infrarossi. Bravo, ci muoviamo al buio. Così ci muoviamo al buio. Ok. Dai, spegniamoti. La spengo. Allora ragazzi, abbiamo deciso, continuiamo a sentire rumori pacco. Secondo noi c'è qualcuno che sta girando qua. Perché i rumori sono stati troppo forti. Cioè, o c'è qualcosa davvero e noi cerchiamo di capirlo e quindi proviamo a spegnere le luci e proviamo a stare al buio. Tanto con la videocamerina andiamo piano io e te, Lorenz, e riusciamo a vedere nel buio senza farci male. Ok. Se c'è qualcuno, se c'è una luce... Accendiamo subito la luce in faccia. Allora, quello è sicuro, però noi ce ne accorgiamo prima noi di loro, quindi riusciamo a vedere. Ok. Però stiamo attenzione perché io, è vero, ma mi sto cagando molto più addosso adesso. Non so te. Io sì, perché adesso io vedo tutto dalla telecamera, mi sembra tutto stranissimo. Io sono di crisi, che vedo, riesco a vedere la camera. Aspetta, così se no. Dobbiamo capire. Minchia, che puzza strana che c'è. Sai che al buio mi sembra di sentire molto di più le puzze.
Madonna, inquadra qua sto corridoio terrificante. La grata dove non si può passare, quindi non si può andare su da qua. Ci manca un po' di cose. Guarda questo buco nero, è terrificante. Che succede? La luce. Dove? È una macchina. Sei sicuro? Ho visto una macchina, una la luce di una macchina forse di là. Dove si va la luce? Non ci sono infatti. Raga, non si vede niente. Odore di vernice? Sì. Odore di vernice, cazzo. Non riesco a vedere giù là in fondo. Cos'è che c'è? Ma cos'è la puzza di vernice? Dice che sono venuti a fare un murales. Qua dentro. C'è qualcuno? Ehi! Minchia, non vedo un cazzo. C'è qualcuno qua? Cos'è sto coso? È un banco, che cos'è? Non capisco cos'è sta puzza. Qui siamo dalla parte della strada. Sì. Si vede tutto di qua. Aspetta, c'è chi non vedo un cazzo. Sì, dovremmo sentire anche i rumori nella vegetazione se arriva qualcuno. Beh, qua c'è piazzale, eh. Ah. Non so. Dai, siamo arrivati nell'altra parte. Cerchiamo di controllare questa zona. Vuoi accendere la luce? Ma almeno per capire dove devo andare. Ok. Porca di quella. Qui c'è una cattedra anche. Che è la vera cattedra del prof. Cos'è che c'è scritto lì? Oddio. Cosa significa? Hic ipso tecum consumerar D.
Devo. Cosa significa? Non lo so. Non lo sai in latino. La lavagna com'era? Eh? La lavagnetta. Dov'è la? Qua c'è un compito. Ma qua c'è comunque un altro foglio che diventa ancora. Ah, timbrato. Era un foglio di protocollo. Non ci credo. Mangiata dai topi. Cazzo, la lavagnetta, vero? Oppure era un banco da disegno. C'hai ragione anche tu. Tipo quelli con le squadre attaccate. Ho messo lì quasi come per... Forse è una lavagnetta. La segreteria. La segreteria? Guarda, qua ci sono le scale. Allora, ok, secondo me il rumore veniva da questa parte. Eh sì, siamo nell'ala. Siamo nell'altra ala. Provo a spegnere un attimo, vediamo. C'è qualcuno? Hai visto in camera? Sì. Che cazzo è? Sono... Ma si muovono. Ha capito? Sì, si vedono. Cioè, sembrano sembra che hanno una vita propria. Che cazzo è? Ma senti, c'è una donna che parla. Oh, ancora. Sei là? Sei stato te a buttarci, a fare rumore prima? Per chiamarci da questa parte? Che cos'è un tavolo? Merda! Cazzo, che cazzo è stato? Che cosa vuoi? Stai. Che cazzo vuoi? Non ti facciamo niente di male. Dobbiamo andare in quella stanza dove c'è stato il rumore. Sei qui dentro? Aspetta un attimo, aspetta un secondo. Lorenzo, qui è dove l'ho sentito prima. Eh sì. Ma che cazzo è stato? Non capisco. No, si sta scaricando la batteria della macchinetta. Ma l'ho accesa adesso. Là c'è scritto viva i froci. Ma andate a cagare, va. Linee guida. Ehi, c'è qualcuno in questa stanza? Se c'è qualcuno, comunica con la telecamera. Si è appena fatto sentire. Eri un insegnante del posto, eri uno studente. Lavorare qui? Quanti anni hai? Jack, ho dovuto riaccendere questa telecamera perché l'altra si è completamente scaricata. Non mi piace, non sta rispondendo Lorenz, non sta rispondendo e sappiamo ormai bene che quando fa così non è un buon segno, non è per niente disposto a comunicare. Ascolta, siamo andati forse troppo. Cioè, adesso? Stiamo attenti, non so tu cosa vediamo la situazione. Cioè, ci ha già scaricato una telecamera, Se rimaniamo senza macchine e luci siamo fuori. No, il rumore io l'ho sentito quando?
Abbiamo guardato qua dentro. Chi era su? Che cazzo è stato? Minchia, ho sentito trascinare. Cosa sono, budella? No? Gli enzimi. Oddio. Ma quel telescopio. Era la lana di scienze. Ah, aspetta, c'è la data qua. Infatti. Chimica 1990. Perché questa roba qua si mette ancora longo, vedi, insegnante longo. Sì. I fascicoletti per chiudere. Minchia, ancora. Perché hai voluto portarci fino a qui? Con il rumore quando eravamo dall'altra parte? E perché adesso non rispondi più alle domande? Fai un rumore per dirci che sei qua. Forza! Hai fatto prima. Non aver paura. Mio Dio, mi sembrava una bara quella. Non ci credo. Sono le cose di chimica. Sono le cose di chimica. Vabbè, nell'istituto ci voleva il bar. Ma quanti? Ci sono anche le caramelle della Dufour. Adesso è troppo silenzioso adesso. Ci stai prendendo in giro. Perché c'è sempre un magnetto posto alla fine dei corridoi che non vuoi uscire? Anche nella prova. Identico, messo lì così. Ma quanta vegetazione che c'è? Mamma mia. Noi ce ne andiamo da qua, eh? Andiamo su di sopra. È stato tutto. Minchia. Qui c'erano dei lavandini che hanno spaccato tutto quanto. Porca vacca. Oh, ecco che cosa voleva indicarci. I lavapiedi. Minchia. Era logico. La collezione questa. Lo sapeva che... Urca lava... No, io non ho mai visto così tanti lavapiedi. No, ragazzi, è il paradiso dei lavapiedi. Non ci credo, io vengo ad abitare qua. Nonostante ci sia quella merda schifosa marrone là in fondo, io mi fermo qua. No, ragazzi, cazzo, quanti lavapiedi. Lavarti i piedi, non lavapiedi. Guarda, mi sento che devo fare la... Una... qualcuno l'ha usato concesso. Una bellissima ripresa di lavapiedi. Ma comunque anche queste porticine sono strettissime, piccolissime. Ne? Da bambini. Secondo me ci stavano i bambini ancora più piccoli qua sopra, per quello era chiuso il piano. Eh sì, guarda. Pericolo. Pericolo. Ehi, sei qui? L'inferno. Aia. Cos'è, una legnata? Cos'è? Cos'è tutta quella roba là? No, io sono in déjà vu, Jack. Sono terribilmente in déjà vu. Non ci credo. Cosa ti ricorda? Mi ricorda che sto andando lì. Cioè, mamma mia. Sembra che c'è qualcuno dentro. Ho già visto tutto di questa roba.
Ti giuro, Jack. Ho già visto tutto di questa roba. Oh, guarda Lorenz! Lorenz! Una maglietta. Una maglietta. Madonna, che sia stata una sorta di divisetta. Un pezzo della divisa. Della divisa, sì. No, ma a me mi spaventa quella roba lì, Jack. Quei buchi sono proiettili, mi sa di sì, sa. Qualcuno qui ha sparato. Porca troia. Li riconosco perfettamente. Questa è una sparata di proiettili. Una raffica di mitra. Ma ti rendi conto? Di uno che non è capace a sparare, ha fatto frum. È andato in su. Questa? Madonna. Cos'è? È una Francesca la Romana. Questa qui era Francesca dell'Era o dell'Ea. Dell'era o dell'Ea, sarcazzo. Casca dell'era o dell'Ea, sarcazzo. Dell'Ea, sarcazzo. Ma che porta, che finestra, quella lì con l'ovale sopra. Bellissima, anche questa porta. Sì, minchia sei creepy, gli hai fatto la foto? Sì, sì. Cazzo, bellissima. Creepissima. Cosa? Dio. Sì? Mamma? È una roba simile. No, madonna. No. Hai sentito mamma e... In abbiamo trovato. Porco Diaz, ma quanti ce ne sono? Ma questi sono bambinati. Guarda. Questi sono bambinissimi. Ci credo che c'erano le inferiate. Lorenz, questi erano bambinati. 2-3 anni. Madonna, questi erano bambinissimi. Ma una camerata di bambini è veramente una roba. Mamma, io ho sentito Lorenz, te l'ho detto. Proprio la parola mamma. Sì. Io ho sentito la parola. Ma guarda la scarpina. Madonna, secondo me sti lettini si sono sciolti per tutta la piscia che gli è stata fatta sopra. Dai. Ma guarda, qua sono nella situazione sensibile. Io la sento stare carica. Anche perché la gente che è stata qua prossima, magari alcuni sono ancora in vita, se gli ultimi documenti risalgono agli anni 90. Può darsi, è vero. Cioè, dovrebbero avere più o meno la mia età, o poco, qualche anno in più. No. Cosa? C'è una vasca, piccolina. Pensavo fosse piccola. No. Siamo ancora su, siamo ancora davanti alla faccia. Siamo davanti alla strada, sì. C'è tutta l'età. Ah, questa è piccola, cazzo. Qua? No. C'è un'aula gigantesca. Qua? Porca. Questa, guarda anche i banchi. Questa era la classe più grande. Ah. Questa era tipo la quinta elementare, boh. Secondo me, o le medie. Sono dei cessi giganteschi. Ah, mi avete spaccato i lavapiedi, assassini lavapiedi. Ma va. Io comunque non riesco a capire queste cose, davvero non me ne riesco a capacitare.
Di cosa, come servivano questi qua? No, non riesco, secondo me sono degli urinatori. Ma che? Ma tutti che si lavano i piedi. Ma va, si lavavano i piedi, si metteva uno qua per lavarlo. Cioè ti lavavi così? Ma scusa, che cazzo ti bagnavi le scarpe? Ma va, le scarpe te le toglievi. E andavi a piedi nudi, fuori dalla, facevi la lezione di fisica. Ma guarda che una volta ci si teneva, ci si sporcava molto di più i piedi. Ma va, erano pisciatori. Ma pisciatori, se tu pisci da qua, figa, schizzi dappertutto. Ma va, perché ci vedi che dentro sto pisci sotto lì. Guarda, sai che cos'è questa? La saponetta. Ecco, quella per mettere la saponetta. Allora sono dei bidet. Ma non sono scomodi per sedersi a fare il bidet. Poi da qui veniva fuori l'acqua. Ma io non capisco questa cosa di lavarsi tutti i piedi, non veramente, non la capisco. Non riesco a comprendere questa cosa. Cioè, perché loro oggi sono spariti? Perché al giorno d'oggi serve di più il bidet. Si caga di più adesso. E prima invece erano la tribù dei piedi sporchi. E prima no, prima si sporcavano di più i piedi che il culo, non lo so. Perché hanno le stesse volte tutte aperte nello stesso modo, Lorenz. Hai notato, guarda? Tutte uguali, sì. Adesso si chiudono tutte e cinque insieme. Tu scherzi, intanto. Non farti solo di droga, fatti me. Questo, andiamo sul sottotetto, sicuramente. Ehi, ciao. Cazzo. Merda, qua non c'è. Minchia, il tetto però è massello, Cos'è quella cupola? Che cazzo è stato? Oh! Ehi! C'è qualcuno qua? Minchia, ho sentito un rumore forte, eh? Ci sono degli scherbaschi che si muovono. Ma questa che cos'è? Secondo me è un cupolone, qualcosa che ha fatto per teatro, che ne so. Una scenografia. Mappamondo. Una decorazione natalizia. Minchia, guarda, da come lo sto inquadrando sembra un teschio che urla. Sembra una morte nera. Porca troia, vieni a vedere dalla telecamera. È brutto, i sottotetti sono quasi peggio delle cantine. Cosa? Ho visto qualcuno che si muoveva da qua sopra. Come si muoveva? Non lo so, ho visto qualcosa che si muoveva forte. Non c'è niente, ho visto qualcuno. Ti giuro, ho visto qualcuno con la coda dell'occhio. Mi sono cagato in mano. Forse era la mia ombra. Ehi! Ti hai fatto cagare addosso? Mi sono cagato in mano, Jack. Mi sono cagato addosso. Ho visto un bambino che si alzava da questo letto. Hai sentito? Cioè, io ho un cuore che batte a mille. Vedo, ma io non l'ho visto, sono sincero, ma minchia. Ma io l'ho visto con la coda dell'occhio, proprio. Sai quando dicono che i fantasmi si vedono con la coda dell'occhio? Ecco, ho visto un bambino che si alzava e veniva verso di me. Mi sono cagato in mano. Porca troia. Ma forte, forte. Sì, qua sono le sbarre. Sono sbarre chiuse, allora proprio questo era il posto dei bambini. Sì, sì, questo è tutto. Madonna, che ansia. Comunque assurdo, questa zona qua, allora,
Sotto di noi c'è dove abbiamo sentito i rumori e sopra c'è la zona dei bambini. È incredibile questa cosa. Qui siamo già passati, Jack. Sì, sì, dove siamo entrati. Vedi? Cazzo. Comunque questa scena qua dei bambini è assurda. Porco da... Quindi già... La sbocca? No. C'è qualcuno qua sotto? Spero di no, perché ti spacchiamo la testa. Se ci fai uno scherzo. Madonna, sento un odore di salame ancora. Che schifo. Cantina. C'è una puzza terrificante. Ma è già finito? Sì. Niente. Madonna, ragazzi, c'è odore di salame ancora. Questo pur... Ma cos'è? Forse c'è la caldaia qua. Qua c'era la caldaia. Qui c'è un... La caldaia, minchia. Qui ci bruciavano i bambini cattivi. Merda. Minchia, un forno. Sì, sì. E buttavano scaldava tutto col carbone. Quel botto non ha sentito quella voce all'ultimo piano, ma anche quei lamenti all'inizio. No, ma infatti, che cazzo erano? Ma soprattutto il continuo silenzio dopo, costante, che non riusciamo a capire. Cioè, può essere... è un'esplorazione molto strana. Ok, ragazzi. Allora, è diventato completamente buio e noi ce ne stiamo andando. Come abbiamo detto, l'esplorazione è stata lunga, ma abbiamo fatto solo un edificio alla fine. Ce ne stanno un botto dentro la proprietà e anche dentro nel paese, quindi torneremo sicuramente per fare qualcosa qui dentro. E poi anche perché non ci sono stati troppo poco chiari i segnali. Sì, i segnali sono stati poco chiari, vero? Quindi vogliamo tornare e poi anche per esplorare il resto del paese, perché secondo noi ci sono anche altre... Sì, sì, è un paese scherpato. È un paese scherpato. A parte qualche paesino. Ma la mia macchina dove cazzo è? Porca troia, l'hanno fottuta. Iscrivetevi al canale, mi raccomando. Mi raccomando, e votateci, che dobbiamo diventare presidenti. Dobbiamo vincere, saranno famosi. Guarda, Filippi.